Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il giorno dei funerali di Matteo Vinci, l'Imbadi si stringe attorno alla famiglia del giovane ucciso da un'autobomba lo scorso 9 aprile. Oltre 200 i partecipanti al rito civile, commozione e lacrime per la lettera scritta dalla mamma. Primo weekend senza cantieri sull'autostrada del Mediterraneo, sospesi i lavori in vista dell'aumento del traffico per le vacanze. Gli interventi riprenderanno a settembre. Scossa di magnitudo 4.4 nel Vibonese, paura fra i residenti e turisti. Il sisma avvertito in tutta la regione, l'epicentro in mare. Tanzi precisa, il Marsili non c'entra. Sequestrati dai carabinieri forestali due boschi di pino d'Aleppo nel comune di Amendolara. Il sequestro nell'ambito di una più vasta attività di indagine coordinata dalla procura di Castrovillari. Fiamme all'ingresso dell'isola ecologica a San Gregorio alle porte di Vibo Valentia. Avviate indagini per stabilire l'origine del rogo. Il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, cittadino onorario di Parenti. La manifestazione a Palazzo Risciulli, riconosciuti i meriti sportivi e qualità manageriali. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo del giorno dei funerali di Matteo Vinci all'Imbadi, che si è stretta proprio attorno alla famiglia del giovane ucciso da un'autobomba lo scorso 9 aprile. Oltre 200 i partecipanti al rito civile, commozione e lacrime per la lettera scritta dalla mamma del giovane. Qui, in questa bara, giace quello che resta di mio figlio. Un figlio amante della musica, degli animali, della natura. Amava noi, i suoi genitori, amava la vita. Innamorato della sua Laura, ragazza argentina di origini calabresi, che aveva lasciato la sua terra e il suo lavoro di psicologa a Buenos Aires per seguirla e formare qui una famiglia. Matteo è morto straziato da una bomba, dilaniato da una carica di tritolo, arso vivo, senza avere colpa alcuna. Questo nostro figlio educato, rispettoso, amorevole, eccellente in ogni cosa che faceva. Abbiamo aspettato che suo padre, che ha condiviso con lui l'attentato, si fosse ristabilito per poterlo accompagnare in questo suo ultimo viaggio. È il momento più emozionante, la lettera che la madre ha scritto per il figlio Matteo, ma che, straziata dal dolore, non se l'è sentita di leggere personalmente. A 3 mesi da quel tragico 9 aprile, quando un'autobomba ha dilaniato il corpo e la vita del giovane Matteo Vinci, è giunto il giorno del dolore all'Imbadi. La cerimonia civile voluta dalla famiglia è stata l'occasione affinché in tanti, immersi in un clima di commozione, potessero omaggiare il giovane biologo rimasto ucciso dallo scoppio di un'autobomba piazzata all'interno della propria auto. A partecipare alle esequie nella piazzale della scuola media Corrado Alvaro, circa 200 persone. Alle spalle della salma campeggia la foto del 43enne, in prima fila i genitori, Francesco Vinci e Sara Scarpulla, ed anche la zia del giovane, Pasqualina Corso, colei che ha strappato le fiamme a Francesco Vinci tentando di salvare Matteo. Presenti anche l'avvocato Giuseppe De Pace, il testimone di giustizia Rocco Mangiardi, il fratello di Maria Chindamo, Vincenzo, i rappresentanti di Libera e del Movimento delle Agende Rosse di Borsellino, ma è soprattutto il dolore della madre a tenere vivo il senso di una commozione intensa e profonda di quanti intendono ribellarsi all'egemonia mafiosa in un territorio che chiede di potersi definitivamente affrancare da questo giogo. A me e a suo padre non resta più niente se non l'impegno di fargli ottenere giustizia. Io so che anche la nostra vita è in pericolo. Quella bomba che ha ucciso Matteo è stata innescata per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, chi in questo paese ha potere. E a chi detiene questo potere, voglio dire che è da tanto tempo che facciamo nomi e cognomi. Non abbiamo paura, oggi più che mai. Non ne avremo soprattutto per onorare la memoria di Matteo. E finché avremo respiro, saremo la sua voce. Cambiamo argomento, parliamo adesso di viabilità, perché da oggi non c'è più nessuna interruzione sulla A2 del Mediterraneo, rimossi i cantieri in vista dell'esodo estivo, i lavori ripartiranno in autunno. Vediamo.
Nessun cantiere sulla A2, almeno per il periodo estivo. Da oggi, infatti, nessun lavoro in corso sull'autostrada del Mediterraneo. L'ANAS, come già aveva annunciato, ha rimosso tutti i cantieri mobili. Avevamo più di 10 cantieri, chiaramente distribuiti su tutta la A2, e comunque interventi di manutenzione importanti che sono assolutamente necessari per mantenere questa infrastruttura così bella e così importante per la Calabria. Per l'esodo estivo dunque niente operai sulla A2, dalla seconda settimana di settembre però gli interventi riprenderanno. Dovremo completare appunto gli interventi sui giunti, sulle pavimentazioni, e chiaramente ci vuole sempre cura sui versanti, perché attraversiamo dei versanti in frana, dei versanti pericolosi, e quindi la cura per le frane quella sarà sempre molto attiva. Ma allora, fine lavori mai sull'autostrada del Mediterraneo? I lavori di manutenzione per un'autostrada di questo tipo non finiscono mai. È chiaro che il grosso piano di manutenzione lo stiamo affrontando in questi anni, quindi la maggior parte dei cantieri lo vedremo quest'anno e nell'anno prossimo, però anche negli anni successivi le attività di manutenzione saranno comunque effettuate. Faremo degli interventi su alcune opere d'arte che dobbiamo manutenere. È chiaro che la manutenzione è ciclica, la manutenzione dovrà essere sempre vigile alle esigenze della strada, però il grosso appunto è stato concentrato l'anno scorso, quest'anno e per l'anno prossimo. E paura in Calabria proprio per la scossa di terremoto, il cui epicentro è stato registrato al largo delle coste di Tropea. Numerose le telefonate giunte ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Un'alba di paura in Calabria, quella di oggi alle 4.50, una scossa di terremoto ha svegliato i calabresi. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 4.4, tante le telefonate giunte alla protezione civile regionale. Qualche centinaio, sì, però chiariamo subito che il Massile non c'entra niente, perché il Massile è un vulcano semidormiente che si trova a largo, molto più a largo rispetto alla zona epicentrale di questo terremoto. Si trova a oltre 300 km di distanza dalla costa. Invece questo terremoto ha avuto epicentro a circa 20-25 km dalla costa, quindi sono due cose diverse. Lo avete sentito, il Marsili, evocato in queste ore, non c'entra nulla, ma il fenomeno da cosa è stato generato? È stato prodotto, come tutti i terremoti, da una faglia che si trova a mare. Da una faglia che sotto si trova, parte da Coccorino e va verso mare, poi si inabissa. Ecco, diciamo, il terremoto ha avuto una profondità di circa 57 km, una magnitudo di 4.4, e per questo motivo, essendo tra altre cose non tanto profondo, si è risentito in tutta la regione. E questo è un aspetto importante. Ecco, non è stato neanche molto superficiale. Quasi 60 km, la profondità giusta per sentirsi e soprattutto per risentirsi in tutto il territorio regionale e soprattutto lungo la costa tirrenica. Non si registrano feriti né danni a strutture. La situazione è assolutamente sotto controllo, non bisogna creare allarmismi, soprattutto in questo periodo importante per il nostro turismo. Non ci sono state repliche e non ci sono attualmente motivi per cui ci si possa preoccupare. Apriamo adesso l'ampia pagina di cronaca con una notizia che arriva da Villa Piana, dove una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in una piscina di un noto resort ed è stata salvata grazie alla prontezza e alla bravura di un bagnino. È accaduto proprio a Villa Piana Scalo e tempestivo è stato l'intervento appunto di uno dei bagnini che si trovava in turno. La bimba, mentre era in acqua, avrebbe perso conoscenza. Il bagnino si è reso conto di quello che stava accadendo e immediatamente si è buttato in acqua recuperandola. Portata a bordo piscina, la piccola ha praticato le manovre di primo soccorso per alcuni minuti fino a quando ha ripreso i sensi, espellendo appunto l'acqua che aveva bevuto. Il bagnino, un 27enne originario di Sibari e docente di informatica a Milano, in estate torna in Calabria dove appunto svolge questa attività. Grazie al suo tempestivo intervento, quindi la bambina è stata
stata salvata, mentre nuovi particolari emergono dall'inchiesta della DIA sull'omicidio di Francesco Marincolo e sulla guerra di mafia che ha interessato il territorio Bruzio agli inizi degli anni 2000. Questa, la ricostruzione in 3D dell'omicidio di Francesco Marincolo, detto Biondo, ritenuto un killer della cosca Lanzino-Roi, uccisa a Cosenza nel luglio del 2004. Le indagini della DIA hanno consentito di incastrare tutte le tessere del puzzle e di fare piena luce su un delitto che si inserisce nella guerra di mafia che in quegli anni insanguinò la città di Cosenza. Un eclatante fatto di sangue che segnò la pax mafiosa tra il clan Lanzino-Cicero e il gruppo dei Bruni Bella Bella. Con l'omicidio di Marincolo, i gruppi criminali cosentini siglarono così un patto di non belligeranza per spartirsi i proventi delle varie attività illecite. Quel 28 luglio del 2004 il clan Bruni vendicò la morte del boss Bella Bella, ucciso 5 anni prima, era il luglio del 1999, nei pressi del carcere di Cosenza. Su quella moto guidata da Carlo Lamanna c'era il figlio del boss assassinato, Michele Bruni. Fu lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a sparare i colpi che uccisero Marincolo e ferirono Adriano Moretti, quest'ultimo cognato del presunto boss Gianfranco Roy. Le dichiarazioni dei pentiti hanno trovato riscontro nella minuziosa attività investigativa della DDA, che è così riuscita ad individuare mandanti, esecutori materiali e fiancheggiatori dell'omicidio. Oltre a Carlo Lamanna, che guidava la moto utilizzata per l'agguato, contribuirono all'omicidio Giovanni Abruzzese, che partecipò alla fase deliberativa del delitto in ragione dell'alleanza al tempo fra il clan Bruni e quello degli Zingari, Umile Miceli, che studiò le abitudini della vittima, e Mario Attanasio, con funzioni di appoggio logistico sia nelle fasi precedenti che in quelle successive all'agguato. Michele Bruni, deceduto nel giugno del 2011 nel carcere di Livorno, con l'omicidio Marincolo vendicò dunque la morte del padre, ma volle anche affermare la supremazia della cosca di appartenenza. Francesco Marincolo fu così ucciso per vendetta e sete di potere. 10 i colpi che furono sparati. Il primo che raggiunse la vittima designata fu un proiettile d'argento. E il Tribunale delle Libertà ha revocato le ordinanze di custodia cautelare per i 6 indagati nell'inchiesta multiservizi che aveva coinvolto funzionari e imprenditori ad Amantea. Vediamo. Torna in libertà l'assessore comunale di Amantea, Emma Pati, coinvolta nell'operazione multiservizi scattata il 29 giugno scorso. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Catanzaro. All'esponente della giunta nepetina, difesa dall'avvocato Posteraro, sono stati revocati i domiciliari, un'ordinanza che fa seguito a quelle già emesse dal riesame e che hanno riguardato gli altri 6 indagati nell'inchiesta. Infatti il TDL giovedì scorso aveva revocato le misure restrittive nei confronti di Fabrizio Ruggero, responsabile tecnico della cooperativa multiservizi di Amantea, e Mario Aloe, dirigente del personale del comune. Provvedimenti cautelari annullati anche nei confronti del comandante della polizia municipale di Amantea, Emilio Caruso, e dell'istruttore direttivo Giacomo Bazzarelli, difesi dagli avvocati Baccaro e Aprile. Scarcerato infine Domenico Pileggi, funzionario del comune di Amantea, difeso dagli avvocati Gambardella e Guido. Le accuse contestate a vario titolo agli indagati sono turbativa d'asta, estorsioni, abuso d'ufficio, concussione. L'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Paola, ha puntato l'attenzione sulla gestione degli appalti nel comune di Amantea. Nel procedimento risultano indagate altre 10 persone. È un bunker utilizzato come location per coltivare della canapa indiana, è stato scoperto proprio a Platì nella Locride dai carabinieri della compagnia di Locride e dai cacciatori. Nel corso appunto di servizi di controllo del territorio, i militari hanno perquisito un casolare di proprietà di un quarantenne, trovando nella cantina proprio un bunker di circa 25 metri quadrati. All'interno stavolta, anziché dare ospitalità a qualche latitante dell''ndrangheta, è stato adibito a serra per la coltivazione di canapa indiana. Adesso le fiamme all'ingresso dell'isola ecologica a San Gregorio di Pona, alle porte di Vibo Valentia, sono state avviate delle indagini per stabilire l'origine del rogo.
Puntuale come una cambiale, l'arrivo dell'estate del caldo torrido porta anche il carico di incendi di varia natura che impegnano i vigili del fuoco ed ammorbano l'aria. Rimane sempre da capire quale sia il confine tra una giustificabile autocombustione e l'azione dolosa di sciagurati e vandali, come il caso che ha visto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, che sono dovuti intervenire a San Gregorio di Pona, centro agricolo alle porte della città capoluogo, precisamente in località Marino, per un incendio che ha interessato del materiale depositato nei pressi dell'accesso dell'isola ecologica. Proprio la coincidenza degli eventi ha destato dubbi e preoccupazione per l'accaduto. Ad essere presa di mira, infatti, non solo è stata una delle poche isole ecologiche attive sul territorio, quanto soprattutto il fatto che a prendere fuoco siano stati cumuli di spazzatura che era rimasta depositata dinanzi ai cancelli d'ingresso della stessa isola, e questo ha alimentato il sospetto che possa essere stato procurato intenzionalmente l'incendio. Sul posto è intervenuta la prima squadra della sede centrale con il supporto dell'autobot, e un lavoro impegnativo proprio in considerazione del fatto che, trattandosi di un ammasso di rifiuti indifferenziati, il fumo e le esalazioni diventavano elementi incontrollati e la cui nocività non poteva essere valutata appieno. I vigili del fuoco intervenuti quindi hanno provveduto ad attuare tutte le operazioni di smassamento e di minuto spegnimento proprio per evitare che piccoli focolai non controllati potessero mantenere uno stato di emergenza che è stato così evitato. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Aggrediti la notte scorsa un medico e un infermiere del 118 a Vibo Valentia nel corso di un trasferimento alla Mezzia Terme per un TSO. Il malato si è scagliato contro l'equipe sanitaria. Il medico ha riportato una ferita, lacero contuso all'occhio, l'infermiere contusioni multiple in diverse parti del corpo. L'ambulanza era priva di scorta, obbligatoria in presenza di casi simili. A denunciare quanto accaduto il direttore del SUEM, Antonio Talesa. Identificati dai carabinieri della stazione di Filadelfia gli autori dell'incendio avvenuto 2 mesi fa di un'auto in uso ad una studentessa universitaria. Si tratta di un uomo e una donna ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Ancora ignoti i motivi alla base del gesto. I carabinieri forestali del gruppo di Cosenza hanno sequestrato 2 boschi di pino d'Aleppo nel comune di Amendolara. Il provvedimento ha interessato 40 ettari di pineta. Il sequestro è effettuato nell'ambito di una più vasta indagine coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. I militari hanno proceduto con rilievi mirati alla verifica di alcuni progetti di taglio boschivo acquisiti all'ufficio della regione che presiede l'istruttoria di tali pratiche. L'autore dei progetti segnalato alla Procura della Repubblica. Arrestati dalla polizia Scalea 2 fratelli di 22 e 18 anni, i giovani sono ritenuti responsabili dell'omicidio del 19enne Emanuele Enrico, ucciso lo scorso aprile alla periferia di Napoli. I 2 sono stati portati nel carcere di Paola. E chiudiamo la cronaca con la notizia di Rino Gattuso, fra i 43 indagati dalla procura di Ivrea per riciclaggio. L'allenatore del Milan, originario proprio di Schiavonea in Calabria, in una nota respinge ogni addebito sull'inchiesta. Precisa che il documento ricevuto dai PM è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l'attività di indagine. Nota che l'indagine verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato a quella società da cui lui stesso è uscito dopo un breve periodo e nella quale non ha mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale. Ed ora parliamo dell'ospedale di Gioia Tauro, perché sono in arrivo nuovi medici e l'apertura delle sale operatorie, impegni assunti. Vediamo. La guerra di nervi strisciante tra l'autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario Andrea Agostinelli, e la Med Center Container Terminal continua. L'autority, dopo i mancati report del gruppo Conship che non sono mai arrivati all'ente di controllo, passa ai fatti disponendo un'ispezione per verificare la capacità tecnica dei mezzi utilizzati dalla Med Center sulle banchine nei piazzali dello scalo gioiese. Il decreto del commissario straordinario Andrea Agostinelli affida il
servizi ad una società specializzata esterna. Si tratta dell'Arina Consulting, con sede a Genova, esperta nel ramo di testing, ispezione e certificazione, che per l'importo di quasi 40.000 euro effettuerà la verifica dei mezzi presenti nel terminal contenitori. L'autorità portuale intende così avere cognizione puntuale dello stato attuale delle macchine e della loro efficienza per le operazioni di transshipment. L'attività di ispezione sui mezzi, si legge nel decreto dell'Authority, è utile e necessaria al fine di valutare la capacità di risposta agli obiettivi fissati da parte del terminalista nel piano di attività sotteso agli atti formali siglati negli anni 96, 2000 e 2003. Si tratta degli atti ufficiali che hanno autorizzato nel 1996 la società Conship Italia a gestire il terminal per la movimentazione dei container su una superficie demaniale marittima di oltre 1 milione di metri quadrati all'interno del porto, fino alla data del 23 giugno 2044. Nel decreto del commissario straordinario Agostinelli si dà atto che l'autorizzazione possa essere sospesa o revocata anche qualora la capacità tecnica finanziaria accertata risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate. Il provvedimento precisa altresì che la norma è posta a presidio dell'interesse pubblico. Questo era il servizio sul porto di Gioia Tauro, mentre adesso ci spostiamo sempre a Gioia Tauro, però parliamo di ospedale e dei nuovi medici e l'apertura delle sale operatorie. Resteranno solo delle promesse o delle parole dettate dalla circostanza. Sta di fatto che la visita del direttore sanitario dell'ASP Regina Pasquale Misiti alla struttura ospedaliera di Gioia Tauro, il Giovanni XXIII, ha risollevato i cuori. Il rilancio del nosocomio sembra vicino. Noi pensiamo, sostiene il dirigente, che Gioia Tauro possa avere un futuro sanitario, così come da tradizione, quindi dobbiamo rilanciare l'ospedale. Finalmente la possibilità di reclutare nuove risorse ci darà modo di ripristinare servizi come la chirurgia, attraverso una riorganizzazione funzionale anche con l'ospedale Spock di Polistena. Il commissario della Sanità Massimo Scura ha dato il via libera alla possibilità di reclutare nuovo personale per la struttura ospedaliera di Gioia Tauro, ovvero 110 infermieri, 50 operatori sanitari e ulteriori medici di emergenza-urgenza, che darà modo all'azienda sanitaria provinciale di ripristinare i servizi come la chirurgia Day Surgery, attraverso una riorganizzazione funzionale anche con l'ospedale Spock di Polistena, dove verranno fatti confluire solo gli interventi più importanti. Al Giovanni XXIII infatti entrerà finalmente in funzione il nuovo blocco operatorio con i poliambulatori e le moderne attrezzate sale che sono rimaste chiuse proprio per la mancanza di medici. Adesso ci spostiamo a Parenti, dove il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La manifestazione a Palazzo Risciulli, riconosciuti meriti sportivi e qualità manageriali. È visibilmente commosso il patron del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, mentre sullo schermo scorrono le immagini della sua infanzia trascorsa a Parenti e il piccolo centro del Cosentino gli ha voluto conferire la cittadinanza onoraria per meriti sportivi e qualità manageriali. La cerimonia a Palazzo Risciulli, ad accogliere il presidente Guarascio, il sindaco Donatella Deposito e centinaia di cittadini. Mi sento a casa, ha commentato Guarascio ricordando le sue origini, già perché il patron rossoblù è nato ad Aprigliano, nella frazione di Spineto, ma fino all'età di 11 anni ha vissuto proprio a Parenti, prima di trasferirsi con la famiglia a Nicastro. Da quando sono diventato presidente del Cosenza Calcio, ha detto, sono stato sempre identificato come il presidente lametino. Oggi invece avete svelato un qualcosa che in pochi sanno, visto che le mie radici sono proprio qui dove ho vissuto da bambino. Guarascio ha parlato della sua infanzia, del suo lavoro, della sua avventura alla guida della società rossoblù, della promozione in B dopo 15 anni di assenza. La società del Cosenza Calcio ha quindi omaggiato il sindaco di Parenti della maglia rossoblù. Donatella Deposito ha indossato la fascia sulla maglia del Cosenza Calcio e poi ha consegnato la targa al presidente Guarascio. Il sindaco e l'amministrazione comunale, per gli eccellenti risultati raggiunti e per aver contribuito con il proprio impegno a dare lustro al nostro territorio, conferiscono al presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, la cittadinanza onoraria del comune di Parenti. Spero di essere all'altezza di questo riconoscimento, ha detto il presidente Guarascio. Vi prometto, ha aggiunto, che farò di tutto per onorare questa responsabilità.
Mendicino adesso per uno spettacolo dedicato al grande jazzista Louis Armstrong. La Fondazione Carica l'ha ospitato in una bella serata sotto le stelle al Parco degli Enotri di Mendicino, la lettura in jazz ideata da Virginio Aiello ed elaborata dall'attore e giornalista Rino Amato. Io e Louis, la mia vita a New Orleans, omaggio a Louis Armstrong, è stata un'iniziativa che fa parte del programma di attività promosse dal Premio per la Cultura Mediterranea. Un percorso che ha esplorato l'origine del mito Armstrong, dalla sua adolescenza, tra i mille pericoli di New Orleans all'inizio del secolo scorso, fino alla nascita della sua leggendaria carriera. Ci è sembrato importante dare questo spazio anche alla musica jazz, che tra l'altro è da più tempo al centro di studi importanti da parte della sociologia, dell'antropologia, delle scienze umane in genere, proprio per l'evoluzione che ha avuto, per i riflessi sociali che in essa sono racchiusi, per le sue origini legate appunto anche alla schiavitù, ecco, afroamericana. E quindi è una musica molto importante, poi è penetrata nelle sale da ballo, oggi è diventata una musica dotta e colta a tutti gli effetti, insomma. I brani indimenticabili di Armstrong sono stati affidati all'esecuzione di tre strumenti, il pianoforte di Diego Apa, la tromba di Rocco Riccelli e la voce di Rino Amato, che ha narrato stralci delle memorie del grande artista. Restiamo a Mendicino, dove prosegue la rassegna Libri a Palazzo, musica ed aforismi nell'appuntamento di questa settimana. Io ho bisogno di chi mi trattiene il respiro, che mi tocca la mano e che mi fa sentire in cielo. Le mie vaganti sono le parole, le parole che salvano, le parole che possono distruggere, le parole che in un momento ti possono cambiare la vita, quindi possono essere delle bombe. Per me in questo momento vagano in attesa di essere... di fermarsi, di essere ascoltate. Io sto qui insieme a te, ma il continuo piacere sì, di sentire il dovere di amarti un po' di più. Sto crescendo con la scrittura nel convincimento che non è tanto la parola che tradisce, quanto piuttosto chi usa la parola, no? Quindi dal contesto e dall'uso proprio e improprio che si fa delle parole. Mine Vaganti, volume 1. Ci sarà un volume 2? Sì, ci sarà un volume 2. La bozza è già quasi pronta, che in realtà però è una raccolta di poesie. Io sto fermo perché l'equilibrio è un mistero, ma questa volta lo sai. Sono impazzito da... Siamo contenti di avere nel nostro borgo, dentro Palazzo Campagna, in questi giardini così belli del centro storico, autori importanti che per qualche ora fanno fermare le persone a riflettere sulle cose importanti della vita, che non sono solo il tram tram e lo stress quotidiano, ma appunto temi importanti su cui tutti noi siamo chiamati a fermarci per discutere. Ed ora nel prossimo servizio le novità del calciomercato di Serie B. Lunedì sarà la giornata dei portoghesi, uno il più famoso CR7 atteso a Torino e l'altro Aníbal Capela atteso a Cosenza per il raduno dei rossoblù. I lupi infatti hanno acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 91 che ha firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2020. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Carpi disputando 20 partite, ma Capela ha nel suo palmarès anche una presenza in Champions League nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk.
ma il Cosenza nelle ultime ore ha ufficializzato altre due importanti trattative, quella con il portiere a titolo temporaneo Michele Cerofolini, proveniente dalla Fiorentina e che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Primavera, ricevendo anche 28 convocazioni in prima squadra. L'altra conferma riguarda Domenico Mungo, che resterà un altro anno ancora in rossoblù. Nella stagione appena conclusa ha disputato 41 partite e messo a segno 5 reti. E il Crotone invece riabbraccia i propri sostenitori nei primi giorni di allenamento prima di trasferirsi all'ombra della Sila. Mister Stroppa è contento del gruppo a sua disposizione e si concentra sul campionato di Serie B, il resto sarebbe guadagnato. Mi è piaciuto l'approccio dei ragazzi, mi è piaciuto l'atteggiamento e quindi sono molto soddisfatto di questo. Non ne avevo dubbi perché prima di venire qua mi sono informato su quelle che potevano essere le caratteristiche mentali della squadra, dello spogliatoio, e quindi posso soltanto che confermare che quello che mi è stato detto è di assoluto valore. Adesso chiudiamo con il meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Raggiunge la sua fase di picco questa ondata di caldo sulla nostra regione. Per il fine settimana sono previsti infatti valori termici abbastanza elevati per il periodo, con punte di 37-38 gradi nelle valli interne. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso della giornata parziale aumento della nuvolosità, specie sui settori più settentrionali della regione. Temperatura stazionaria, con punte di 37-38 gradi nelle aree interne vallive. Passiamo ora ai mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Deboli nordorientali sul settore ionico crotonese, catanzarese e reggino, con mare tra quasi calmo e poco mosso. Calmo o quasi calmo il settore ionico cosentino. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.